Ma abbiamo un... Scusa. Abbiamo un applauso per Franz. Ero qua che con Noemi, che ve la presento, la nostra ospite di questa sera. Noemi è Miss La Riviera 2012. Ma complimenti, ciao Noemi, vieni qua, facciamole fare ancora una... Con la Miss, con la fascia dello scorso anno. Esatto, scorso. No, perché dicevamo, ma qui è troppo facile, vedevano due passeggiate, due sorrisi, tic tac. A me l'anno scorso avete fatto ballare. Cosa ti ha fatto fare Noemi l'anno scorso anno? Sì, mi hanno fatto ballare, poi alcune facevano la barzelletta. E poi a uscire a cena anche col presentatore. E allora ha detto, no, perché non dobbiamo essere da meno. Ok, e quindi... allora abbiamo fatto questa improvvisata, ha detto, niente, usciamo e queste ragazze vogliamo rivederle e vedere cosa sanno fare. Ah, dobbiamo mettere alla prova veramente. Innanzitutto, Franz, complimenti per il golfino, perché insomma, ti mostro che sei, noi anziani. Il golfino sulle spalle fa molto turista di Cuneo in vacanza, quindi ci piace tantissimo. Guarda, ci vuole qualcuno in Cuneo, quindi... Abbiamo fatto tutto il discorso per dire Miss La Riviera, Riva Ligure, fra che fa ancora caldo, è ancora estate, ultima serata d'estate, tu arrivi col golfino così, mi fai proprio, vabbè. Dai, perdonato per stavolta, ma le mettiamo alla prova allora. Le mettiamo alla prova, io direi di richiamarle, noi ci facciamo un attimo da parte. E andiamo a Elena Yukimuk, la nostra compagna. Elena, vieni qua Elena. Si è persa. Elena Yukimuk, bielorussa. Elena Yukimuk. Le cedo il microfono, vediamo cosa ci dice la Elena, cosa ci presenta. Elena Yukimuk, il cognome che significa in russo, giusto? Ragazza che si concede volentieri al presentatore del concorso, giusto? No, qual è la tua specialità, Elena? Cosa ci proponi questa sera? Canti! Non ho balli. Preparato niente. Non hai preparato niente. Però quella che mi è venuta nella testa, aria con una barzelletta. Una barzelletta? Ma una barzelletta italiana o? Sì, italiana, perché mi dicevano di dire qualcosa in russo, ma cosa dico che non capisco nessuno. Se vuoi, raccontala anche prima in russo, se vuoi, la barzelletta. Non è lunga, prima la racconti in russo e poi in italiano. Non capisco nessuno, quindi non ha senso. No, vabbè, allora la sentiamo in italiano. Allora, la barzelletta di Elena, vai. Beh, è una stupidaggine, però. Chi sta più male della giraffa con mal di collo? E mille piedi con mal di piedi. Ma... questa era la barzelletta bielorussa. Meglio di niente, però. Va bene, l'umorismo bielorusso, va bene. Brava, grazie. Grazie, no, vieni, rimani qua pure Elena, rimani. Elena è scappata, sei spaventata. Rimani pure qua. Resta qua. Così vediamo anche le altre ragazze che cosa ci vedranno. Chiaramente ha la difficoltà della lingua e quindi è stata molto ma molto sintetica. Comunque era originale, l'avevate già sentita la barzelletta, la conoscevate già? No, io non la conoscevo. C'era un motivo, se non Però vai, brava Elena, e concorrente numero 2 Silvia Barra. Silvia, un applauso per Silvia. Eccola qua Silvia, ti cedo 23 anni di Sanremo. Silvia, qual è la tua prova di abilità di questa sera? Allora, io racconto una barzelletta. Anche tu la barzelletta, quella di prima, no? Quella di... No. Vai, vieni qua, la barzelletta di mini proprio qua davanti. È un po' più lunga, vai. Ci mettiamo, mettetevi comodi, quanto dura la barzelletta? 20 minuti, 25 minuti? No, di meno. Vai. Allora, c'è un... Scusa, che concentrati, attenti. C'è un signore che ha comprato un chihuahua e decide di andare a fare una gara con un altro signore che ha un pitbull. Va da questo signore e gli dice, senti, io vorrei che i nostri cani facessero una gara. Se vince il mio chihuahua tu mi dai 100 euro. Lui lo guarda e dice, vabbè, sì, facciamolo pure, tanto sta di vincere. Il chihuahua e il pitbull si azzuffano e vince il chihuahua. Il padre del pitbull è arrabbiatissimo, non capisce come mai gli dà questi 100 euro. Allora il padre del chihuahua il giorno dopo va da un altro signore che ha un altro cane, un mastino. Va dal padre del mastino e dice, guarda, se i nostri cani si azzuffano e vince il mio chihuahua mi dai 100 euro. Lui dice, va bene, i cani si azzuffano e vince di nuovo il chihuahua. Allora il padre del mastino gli dà 100 euro. E a questo punto il padre si arrabbia un po' e dice, ma scusa, ma quanto mi sta costando questo chihuahua? Mamma mia, ma vince sempre. E il padre del chihuahua gli dice, sì, sapessi quanto è costato a me far fare la pastica al coccodrillo. Brava Silvia Barra, vedi, deve essere... Questa è una carina. Grazie Silvia, rimani qua con noi.
Cioè, ma, Silvia, vedi, la sai l'ultima. Che siamo partiti con la Silvia, la sai l'ultima. Sarà meglio di quella di Silvia. Allora, concorrente numero 3, la nostra concorrente numero 3 che è Francesca, Francesca Travella. Eccola qua. Un applauso Francesca. Per Francesca. Ciao Francesca. A te il microfono, Francesca. Che cosa hai preparato per questa sera? Io faccio un balletto di Zumba. Ok, lo Zumba. E quindi sono pronti anche i ragazzi del service. Un applauso ai ragazzi del service, ragazzi di Calvini, che stanno lavorando questa sera. Si balla. Se siamo pronti, il balletto della nostra concorrente numero 3, Francesca. Vai. Si è riscaldata almeno un po'. Era Zumba questo? Vedi come ho imparato. Io pensavo che non stesse bene. Ho detto sì. No, no, è ballato benissimo. Brava Francesca, concorrente numero 3, 16 anni di Sanremo, quarta concorrente di questa sera. Ah, sono insieme la concorrente numero 4 e la concorrente numero 5. Vai, tutte e due sul palco, Marta e Valeria. Ecco. Arrivano qua. Insieme, in coppia. Ecco qua. Come, Marta, no, come sta l'olio, non va bene. Ecco, perché insieme? Perché? Ma perché? Facciamo dire da Marta. Vai, vanno. Facciamo un passo a due. Un passo a due. Ma non è a quattro gambe, è a due. Questa era la battutaccia. Allora, concorrente numero 4. E quindi il voto lo dividono a metà per uno. No, lo beh, adesso, una cosa, scusa, che non abbiamo detto magari anche per la giuria, che abbiamo fatto questa improvvisata. Questa esibizione, voi siccome prima avete magari già votato, potete contarla nel voto che faranno finale in abito da sera, quindi contare oltre all'aspetto dell'abito da sera, aggiungere anche questa parte di carattere un po' artistico e quindi vedere che le ragazze, oltre ad essere belle, carine e tutto quanto, hanno anche qualcosa di sanno artistico fare anche, e di ecco, esatto. Di ecco. E allora Marta e Valeria, la concorrente numero 4 e la concorrente numero 5, il loro passo a due. Marta e Valeria, Marta Di Luzio, 16 anni di Ventimiglia, Valeria Malversini, 17 anni di Castellaro, nostre concorrenti per la finale di Miss alla Riviera. Siamo alla concorrente numero 6, un applauso per Andrea Vittoria Rosso.
Andrea, benvenuta, è proprio apprezzata. Vieni, Andrea, vedi, spiegaci un po' cosa vedi, fai. Vedi, è arrivata qua così perché canta una canzone. No, non è vero. La barzelletta, no. Cosa ci hai preparato? È un balletto che ho provato 5 minuti fa. Uh-huh. E non so come viene, però spero che vi piaccia. Va bene, noi ti facciamo un applauso subito e di incoraggiamento, e questa è l'esibizione della nostra concorrente numero 6, Andrea Vittoria Rosso, 18 anni, di Sanremo. Andiamo a lezione da Andrea, che l'ha quasi improvvisato, giusto? Nel senso che meno male che l'ha improvvisato. Esatto. Con Giulia Mammoliti, un applauso per Giulia. Eccola Giulia, microfono per te. Con il suo vestitino fosforescente, Giulia, che cosa hai preparato? Ho preparato una breve quanto istruttiva storiella. Una breve istruttiva, noi siamo curiosissimi a questo punto, sentiamo cosa ci racconta Giulia. Dai. C'era una volta un coniglietto che viveva in una radura insieme alla sua mamma sul fondo di un albero cavo. La sua mamma non voleva assolutamente che il piccolo coniglietto uscisse dalla radura, ma al di là del bosco si sentivano dei rumori strani. Così il coniglietto, incuriosito, una notte sgattaiola via dal letto e andò oltre la radura e oltre il bosco, finché non sentì di nuovo quel rumore. Tutum tutum, tutum tutum. E un bolide velocissimo gli sfrecciò accanto, portandogli via il codino. Il povero coniglietto, disperato, non sapeva più cosa doveva fare, non poteva di certo tornare a casa senza il suo codino. Cosa gli avrebbe detto la sua mamma? Così iniziò a cercarlo, quando lo vide lì per terra, su quella strada di ferro. Andò per prenderlo, quando un altro bolide velocissimo gli arrivò addosso e gli staccò via la testa dal collo. Insomma, capitemi, non vale proprio la pena perdere la testa per un ciuffetto di peli. Grazie Giulia. Istruttiva. È una versione. No, però devo dire, ci stavo già quasi commuovendo, beh, io, Franz. Quest'anno veramente sono state brave. Abbiamo spaziato brave da tutti i settori. E sorprendenti. Facciamo ancora un applauso. Elena, Silvia, Francesca, Marta, Valeria, Andrea e Giulia. Dalla numero 1 alla numero 7, le nostre concorrenti di questa sera. Grazie. Ritorniamo nel backstage. Ti lascio in compagnia di Noemi. Noemi, vieni qua. Noemi, l'applauso ancora anche a Noemi, che è la nostra miss ancora in carica, ancora per poco, ancora per qualche minuto. Innanzitutto raccontaci un po' che cosa, questo è il tuo microfono, come è andato lo scorso anno e che cosa hai fatto poi dopo la vittoria dello scorso anno. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. E niente, l'anno scorso mi sono trovata benissimo con questo bellissimo cast, e poi quest'anno ho fatto Miss Muretto, sono andata ad Alassio, tra le 20 finaliste,
E poi ho partecipato ultimamente anche a Miss Italia e sono arrivata Miss Mascotte Liguria avendo 17 anni e quindi non potendo diventare appunto Miss Liguria ho avuto questa fascia. Bene, allora complimenti, in bocca al lupo, cosa ti piacerebbe fare nella vita? Qual è il tuo sogno? Ultimamente ho scoperto che mi piacerebbe fare la fotomodella. Eh beh, hai fatto bene, tanto hai tempo, insomma, sei giovanissima, quanti anni hai? 17 anni e quindi insomma hai in tempo per, come dire, provarci nel mondo della moda e come fotomodella sicuramente hai tutte le carte in regola e ci fa piacere insomma che porti la fascia e il nome della Riviera, del settimanale della Riviera e che è stato il primo concorso che hai vinto, Miss La Riviera? Sì, il mio trampolino di lancio. Il tuo trampolino di lancio, allora in bocca al lupo e speriamo davvero che ti possa portare ancora fortuna per il resto della carriera, ci ritroviamo poi più tardi. Grazie. La bellissima Noemi, vincitrice dell'edizione dello scorso anno, che ritroveremo poi nel momento del passaggio delle consegne, quando tra poco ormai, no, dovrà consegnare la fascia per la Miss di quest'anno, per la vincitrice dell'edizione di quest'anno.